Cari amici, come nostra abitudine, ogni tanto ci soffermiamo a fare una analisi di quello che viene stampato in Italia attraverso i media. Ora, anche questa cosa è importante dirla perché ovviamente tu non puoi fare la critica della situazione politica attuale se non fai anche la critica delle bestialità che vengono scritte dai media, che di questa politica sono promanazione. È facilissimo poter criticare quello che c'è scritto sui media più significativi, i quotidiani, ci riferiamo a Repubblica, al Corriere della Sera, Messaggero. Al Messaggero, alla Stampa, Il Mattino. Al Mattino, questi sono i giornali che sono maggiormente legati agli interessi governativi. Poi abbiamo tanti altri giornali che si barcamenano, ad esempio il Tempo di Roma, Il Giorno, Il Tempo di Roma, il Resto del Carlino si barcamena, la Nazione di Firenze, insomma si barcamenano, cercano di appunto dare un colpo alla botte e l'altro al cerchio. Allora adesso prendiamo in esame alcuni di questi perché ci interessa in maniera particolare far vedere come vanno avanti le cose. Questo ad esempio è il Messaggero, che fa un titolo veramente indicativo. Questo è venerdì 15 novembre, avanti il no partita aperta. Ora se avanti il no partita aperta, speriamo che venga visto, ma se è avanti il no, perché devi dire che la partita è aperta? Per quale ragione? Se fosse stato avanti il sì, avrebbero scritto partita aperta? Sicuramente no. Capito? Allora fanno sempre questo giochettino che serve, perché è tutto un messaggio subliminale, ricordiamoci bene. Lettura... È subliminale, eh? Quando io scrivo partita aperta, quello che lo legge ha un'idea che non è vero in sostanza, che è avanti non il no. Non è consolidato, ecco. Esattamente. Referendum, gli ultimi sondaggi danno i contrari alla riforma al 52-54% e il sì al 46-48%. Ma l'Italia è spaccata, determinante il fronte indecisi. Renzi da Fazio, il caso par condicio. Hillary, i segni della sconfitta, volevo barricarmi in casa. Eccola qui, questa donnaccola, eccola qua, speriamo che si veda, che avanzava, no, pimpante, sicura di vincere una battaglia che apparentemente sembrava vinta, se l'è presa nel cosiddetto saccoccia. Diciamo saccoccia perché sappiamo che le sue tendenze sessuali appunto non sono tra le migliori, e quindi è chiaro, chiamiamola saccoccia. Questa fotografia di Hillary, ve vedete, che capito, se l'è beccata in saccoccia, ma adesso questa donna qui deve rispondere ai suoi padroni, perché noi queste cose, capito, queste cose noi non le sappiamo, non le immaginiamo. Lei verrà chiamata dai vari Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild soprattutto, che gli diranno: noi ti abbiamo dato tutti questi soldi per la tua campagna elettorale e non hai vinto. Prima considerazione. Seconda considerazione, faccio vedere di nuovo la fotografia e qualcuno si ricorderà che a suo tempo un noto ex ministro della sanità, tale De Lorenzo, è vero, quando fu beccato col sorcio in bocca, no? Dentro il cuscino. Dentro il cuscino era cosa? Era l'altro, il direttore generale del servizio farmaceutico. Dentro i buffer. Del Ministero della Sanità. O gliel'hanno ridati, Tutti quei miliardi in regalini e regalie da parte dell'industria farmaceutica che il buon Poggiolini, detto Piduilio Poggiolini, perché appartenente alla famosa P2, tutto quello che gli hanno trovato, perché tra l'altro c'aveva una moglie che c'aveva uno strano nome, cognome era normale, ma il nome era strano, e chissà per quale stranezza del destino,
e questi gioielli e questi piatti d'argento, tutta sta roba ricevuta non certo per corruzione, gli volevano fare dei regali, giustamente, io faccio i regali che voglio, però poi tu industria farmaceutica mi dire dove hai guadagnato i soldi per fare quei regali prima di tutto, e se quei soldi sono legittimi, perché un'industria farmaceutica, se fosse legittima, no, non dovrebbe spendere buona parte della sua attività in pubblicità. In pubblicità, ma lo dovrebbe spendere nella ricerca, è chiaro? Ecco. Allora, ripetiamo, ci ricordava il buon De Lorenzo che, preso col solcio in bocca, povero solcio, diciamo noi, nella bocca poi di quelli si era inventato per rigenerare la sua immagine politica, che aveva sconfitto il tumore. Sì, prima aveva il tumore, poi dopo dice, siccome l'hanno visto pimpante in giro, l'ha sconfitto. Poi lui andava in giro dicendo, ma io voglio ricordare, io ho sofferto, a parte quelle come tante puttane del cinema, quando ho sofferto, soffrono sempre, ma lui diceva, io avrei potuto avere il premio Nobel, soprattutto il premio Nobel degli stronzi, adesso faranno un premio tipo Obama, premio ignobel, tipo Obama. Premio ignobel agli stronzi, o Dario Fo, insomma. Esatto. No, Dario Fo se lo meritava, Camorra, Cosentino condannato a 9 anni. Cosentino è il buon Cosentino, allora questo ci deve permettere di dire che il potere è potere. Adesso non so come siano riusciti a incastrare Cosentino, però il fatto che ci sia un personaggio del calibro di Cosentino che sia stato condannato per Camorra ci conferma quello che noi abbiamo sempre detto, che in Italia il vero potere, oltre al Vaticano che lo avvale attraverso l'economia finanziaria, no? Il vero potere è delle cosche, e le ripetiamo perché hanno una specifica identità, Camorra, mafia, 'Ndrangheta, queste sono le più importanti, e poi ci mettiamo Sacra Corona Unita, queste sono organizzazioni autentiche di potere. In certe zone non puoi essere eletto in qualsiasi funzione, tipo Calabria, tipo Sicilia, ci sono anche degli anticorpi, e in Campania soprattutto, se non sei membro di quelle organizzazioni. Questo è il sistema di potere, è inutile che ci raccontano le balle. Cosentino è caduto perché è caduto all'interno di una faida di potere di loro, signori. Proseguiamo. Bus turistici, arriva lo stop. Adesso follia Tor di Valle, ma quello che io vi voglio leggere è una bellissima, è un bellissimo articolo che merita la lettura, perché per me è uno degli articoli di colore migliori che ci siano. Questo è la cronaca di Roma, sempre del Messaggero, venerdì 15, leggiamo venerdì questo 15. Bell'articolo, venerdì 15. Venerdì 18. Venerdì 18, scusate, venerdì 18. L'inutile sforzo dei controllori, parlo per i romani che sanno e capiscono perfettamente di che cosa parlo, l'inutile sforzo dei controllori contro l'esercito dei portoghesi. Evviva! Arrivano i controllori, la guerra ai portoghesi, dicono la Raggi in Campidoglio, sarà vinta, appunto sarà, non è. Tra i tanti mali di Roma, l'abusivismo da bus è, tra parentesi forse, tra i più gravi. L'idea che salire su un autobus senza essersi muniti di regolare biglietto o di tessera attiva sia un gesto del tutto facoltativo avvince il 25% dei passeggeri, anche se vi sono stime che fanno salire di molto la percentuale dal 40 al 60% su certe linee e in particolare di notte. 80 milioni di all'anno
il mancato inoltre per le disastratissime casse dell'ATAC. Attenzione, attenzione, qui entriamo nel vivo della questione. Più che una guerra si trattava di andare a una guerricciola, 15 controllori su 5 linee, tanto per vedere come va. Su 5 linee, capito? 15 controllori su 5 linee. Ma non facevano bene a metterci il bigliettaio? Ma infatti, voglio arrivare a queste conclusioni. Mandassero a morire. C'era tanto bel bigliettaio. Della gente. Mandate a morire, mazzare. Non sono capaci di affrontare i problemi, cari amici, vabbè. Di andare a una guerricciola. Le prime scaramucce, questo è bello, no? Perché la gente poco lo sa, vede l'autobus che prende, uno massimo due autobus, vede che i controllori non passano mai, giustamente dice che io sono il più fesso di tutti. Le prime scaramucce, ai noi, sono finite in burla, uno sciopero totale del traffico dei mezzi pubblici ha subito raggelato i piani d'assalto e alla prima prova sul campo i verificatori sono apparsi come fantasmi. Se qualcuno nell'entourage della sindaca ha sperato in un ravvedimento operoso dei profittatori, occorre dargli di che si sbaglia di grosso. Il fenomeno è talmente radicato che bisognerà adottare fermissime buone maniere per contenerlo entro i limiti accettabili. 1, 2, 3 controllori per bus, si immagina, faranno fronte comune per arginare l'onda, ma già c'è chi teme, come ai tempi del neorealismo ad Aldo Fabrizi, discussioni, toni alti, minacce verbali, lei non sa chi sono io, quando non addirittura cacci e pugni ad andar bene. Ricordiamoci che questo è già avvenuto molte volte, dove i controllori che c'erano tempo fa, Olim, dicevano gli antichi romani, si beccavano delle legnate da parte degli extracomunitari, quelli picchiavano senza remore, capito? Ecco. Allora, questo è il punto cardine, perché arriveremo a questo, allora si invocheranno le forze dell'ordine di affiancare ai controllori 2 agenti in divisa per ogni esattore attivo. Roba da vertice al Viminale. Basta solo fissare la data e il problema è risolto. Quindi avremo 1 o 2 controllori affiancati da 2 poliziotti. Ora, ho fatto questa considerazione perché è bene pensare che in tutte le altre parti del mondo, Napoli compresa, negli autobus pubblici si entra davanti e si entra e o si mostra e l'autista, no? Vede la gente che entra, che gli esibisce il biglietto, non ci vuole niente. Qualora l'individuo che sale non abbia il biglietto, lo paga all'autista. Questo avviene in tutto il mondo, no? Dal Giappone alla Cina, dalla Cina all'Indonesia, dall'Indonesia agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Beh, in Inghilterra a Londra c'è anche il controllore, ma è un bravissimo controllore. Chi va a Londra vede perfettamente che queste brave persone non solo non stanno sedute, ma stanno sempre in piedi. No, ma ti fanno il biglietto. Ti fanno il biglietto, ti raggiungono, dice salga, salga. Se non c'è un posto a sedere, non ti fanno salire. E una volta che sei seduta, vengono dove sei andato, dove ti fanno il biglietto. Allora, l'unico posto dove si invitano vivamente le persone a non pagare il biglietto, quindi non mi raccontassero
delle balle è Roma, va bene? Ecco, allora la situazione si risolve in un battibaleno, si risolve con una normativa, si vota all'amministrazione comunale, l'ATAC lo deve eseguire e finisce tutto il discorso. Però siccome questo non avverrà mai, colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Chi va in Giappone vede che per entrare nelle metropolitane deve passare attraverso un piccolo corridoio. Dove si spingono a pressione? Non è quello. Passi per un piccolo corridoio. No? Infili il biglietto nel macchinario, come quello che c'è qui a Roma. E però il biglietto ti viene dato dopo, quando hai attraversato il piccolo corridoio. Qui invece no, tu infili il biglietto, no? E ti si apre, no? La porta automatica. Se tu dietro di te c'hai un'altra persona, quella persona passa tranquillamente, capito? Ecco, in Giappone queste cose non avvengono. Ci vuole un minimo di intelligenza. Perché se non va bene il biglietto, attenzione, se il biglietto viene respinto nelle entrate delle metropolitane giapponesi, tu resti fermo lì, in mezzo al percorso, non vai né davanti e né indietro, capito? Ecco, allora l'intelligenza c'è, quindi l'Italia, non è che non ci sia un'intelligenza, l'Italia è il paese della maggior parte di paraculi, quindi... No, parlavamo prima del pacco e pacchetto che ha fatto il governo Berlusconi a Watanabe. Allora, questa questione verrà da noi ampiamente trattata. Amici, andatevi a cercare queste notizie che in un certo senso sono girate, ma non esattamente come sono andate veramente le cose, in relazione a quelle quantità veramente esorbitante di buoni del tesoro statunitense che, vedi caso, sono stati trovati pressoché tutti in Italia. Dopodiché lo diremo un'altra volta. È una storia che 007 gli fa una sega. Diciamo che tutta questa storia, che poi è finita di fronte a una corte di giustizia americana, che ha già emesso una sentenza di condanna, però ricordiamoci che la sentenza di condanna... Berlusconi è stato condannato a 20 anni di carcere. Esattamente, hanno condannato Berlusconi non andrà mai negli Stati Uniti, quindi non lo possono carcerare. E questo mi ricorda il fatto che il buon Papa Wojtyla non è mai andato in Germania, e noi sappiamo perché. Perché in Germania c'era una condanna per strage a carico suo, quindi vedi bene che se basta non andarci, e ci è girato attorno, è andato in Polonia, certo. è andato a Canicattì, è venuto anche qui in Indonesia, in una chiesa qui vicino dove c'ero io, mi voleva stringere la mano, io gli ho detto no Papa, santità, non gradisco, santità non è il caso, e quindi, però in Germania non c'è mai andato. Allora, la UE, questa è Repubblica, la UE, flessibilità per l'Italia. Questa è una operazione a favore di Renzi, perché i coglioni diranno qualcosa in Europa. Quanto è bravo, ci difende. Ci siamo fatti valere. Quanto è bravo. Oh, e qui abbiamo Prodi, eccolo qui, vedi questa faccia da spiritato, manco assomiglia a sua nipote più o meno acquisita, quella che ha fatto fuori il figlio. Prodi al governo, da parte nostra troppe polemiche, non si discute l'appartenenza all'Europa, io invece la discuto, a maggior ragione che Prodi dice che non la discuto, io la discuto subito. Ma qui questa è più bella, ritirare il Nobel, Bob Dylan dice che non ci va, che non ne frega. Sì, però ha detto che ci manda qualcuno. Ci manda qualcuno, lui non ci va. Allora, qual è la considerazione? Voi, questa gente qui si asservisce sistematicamente, no? Ricordiamo che Bob Dylan ha un nome americano, ma in realtà si chiama tutt'altro. Esattamente. Ed fa parte sempre di quella... di quella famosa etnia. Etnia. Eccolo qui. No, non diciamo razza perché sennò siamo razzisti. No. Se diciamo etnia, siamo invece etnisti. Allora, allora eccolo qui. Questi non tennisti, etnisti. Non ancora tennisti. No, semmai di tennis da tavolo con la nostra età. Allora, fanno queste cose e poi si sottopongono al disprezzo dei miracolati, no? Dice, tu mi dai il premio Nobel perché tu sei un servo, sei uno schiavo, rispetta me che sono di una nobile etnia,
però se tu vuoi che pure che venga a pigliare il premio Nobel, col cazzo me lo devi portare, in un cestino, magari no, assieme a tante altre cosette messe assieme, no? Eccetera. Questa è una frase bellissima, ad esempio. Milano, parla Giuseppe Sala. Sicurezza con i soldati, ma senza populismi. Ah, cazzo, quei soldi, ma senza populismi. Oh, D'Amica a Semprini, vincitori e flop della TV. La stagione delle telesfide. Anche questo è molto interessante. Ci sono una sequenza di flop televisivi che ci fanno molto piacere. Gli italiani non ci credono più. Vi faccio presente un'altra considerazione su questo argomento. Ricordiamoci che il potere è veramente rappresentato anche dalle immagini. Una volta un re o un imperatore era comunque incoronato dal Papa. Certo. Cosa significa? C'erano stati vari secoli di lotta per la... Sì, ma in ogni caso... Lotta per la... Per le investiture. Che ha finito con la famosa vicenda di Latù, che vide un grande papa umiliare un coglione. Un Enrico IV che è andato in ginocchio, esatto, un coglione. Sul grano e in ginocchio sui ceci, sì. Proprio in una specie di processione penitenziale, esatto, davanti alla Madonna. Esatto. In realtà quello era Gregorio VII, se mi ricordo bene. Esattamente. Allora, il personaggio era notevole, però ricordi che all'epoca... Enrico IV che l'aveva sfidato e c'era pure riuscito inizialmente, però poi hanno dato defezione tutti i principi che lo appoggiavano, lui si è trovato in minoranza, per cui ha dovuto chiedere tante scuse, perdono e farsi dare la soluzione. Cioè, un certo cantante che noi sappiamo, dice, ma com'è che questo sta sempre lì tra i coglioni alla televisione? Ma c'era ancora all'epoca, era sempre lui. Il pupetto? No, quel cantante lì, che no, importante, adesso i nostri amici lo sanno. Quale cantante? Faceva il cantante girovago all'epoca. Ma quando? Nel 1950? All'epoca, nel 1350. Aveva 1250. Fatto 1350. Sì. 1250. Scusa, 1250, mi sono sbagliato. Ho sbagliato solo di un secolo rispetto alla millenni di potenza della Chiesa, che ha fatto la famosa canzone In ginocchio da te. Gianni Morandi. Ecco, allora, e c'era già. Lui c'era già, era lì, capito? Strimpellava la cetra, e punto. Quel liuto. Vi ricordate i film dedicati a Robin Hood? C'è quell'amico lì dei compagnoni della foresta che Fra Giovanni là, John, ecco, Big John. Ecco, allora capisci bene, capito? Stavano lì tutti a cantare e lui proprio in quel momento in ginocchio da te, e poi da allora continua ancora adesso, capito? A fargliela cantare sempre lui, capito? Enrico IV comunque ha dovuto abbassare la cresta e dargli è lui che ha voluto farlo. Io andavo lì con una serie di legnate, vediamo che l'avrebbe vinta. Gregorio VII era uno che andava in giro anche lui con la spada, non era, ma certo, non era un papetto tipo questo Francesco qui. Viva Dio, un'umiliazione che è pesata sulla storia dell'umanità per svariati secoli. Viva Dio, ci sarà una ragione, no? Questa canossa del era cazzo. Era figlio di puttana Gregorio VII. Che ancora si stanno ancora a parlare di canossa. C'aveva almeno una decina di figli, Gregorio VII. Ma giustamente, io ne avrei avuti anche me. Ma io ero super macio. Anche con Matilde. Matilde di Canossa, che stava lì per caso, e lui era un super macio. Era anche una bella figlia. Era super macio. Altro che l'ultra muscoloso... Schwarzenegger, voi sapete che quelli che si drogano, che si drogano hanno problemi, hanno grossissimi problemi, perché pigliano anche il testosterone, a 40-45 sì, non anni. Solo, ma prendono il testosterone, quindi loro non ce l'hanno. Se lo prendono per aumentarsi i muscoli, è evidente, gli manca quello che serve per aumentare qualche altra cosa. Allora, è sempre così, capito? Tant'è vero che li chiamavano una volta gli uomini meringa. Allora,
qui c'è un bel titolo del giornale, non sanno perdere, e questo noi lo dobbiamo commentare veramente, non sanno perdere. Questi signori che hanno preso una legnata fortissima in America erano talmente sicuri che avrebbero vinto, no? Che tranquilli, beati, hanno avuto una legnata colossale. Ricordiamoci che il buon Trump, Trump, io lo chiamo Trump perché è più bello, Trump, suona la Trump. Trump, suona la Trump, beh, molto bello. Così come la prima moglie o la seconda moglie, non so, non è che non è Rebecca la prima moglie, ricordatevi il grande film, ma è Ivana Trump va svolazzando di qua e di là, tant'è vero che in televisione di recente al Maurizio Costanzo Show hanno fatto vedere uno degli ultimi, hanno fatto Amorini, è uno degli ultimi amorazzi, pare che se la sia pure sposato questa qua, il marito di Ivana Trump, di questo baldraccone ultrasecolare, no? Che andà in giro svolazzando, appiccicando malattie venere in qua e in là. Oh, questi qua, cari signori, non hanno saputo vincere. Ricordiamo chi è stato Trump. Trump è uno che aveva... Uno che si è fatto da sé. No, a parte quello. No, parlo della vicenda elettorale. Aveva contro di lui ben 16 altri candidati del Partito Repubblicano. Li ha eliminati, ma anche fossero gli Orazzi e i Curiazzi, a uno. Ottenendo la nomination al rappresentante del Partito Repubblicano. Quando a luglio del luglio 2016 ha iniziato la sua campagna elettorale, questo personaggio aveva l'1% di probabilità contro il 99% di Madama Hillary. Beh, li ha distrutti completamente, non è lui che li ha distrutti, è la sua intelligenza. Lui ha fatto riferimento a quelle categorie sociali che sono state da oltre 200 anni abbandonate e coartate dal potere economico-finanziario che governa gli Stati Uniti. La conseguenza è la vittoria strepitosa, il plebiscito che lui ha avuto, il quale plebiscito darà dei risultati, anche se lui magari, facendo parte di un certo establishment, sarà riluttante a fare certe cose, le dovrà fare per forza. Voglio leggere questa frase molto bella, la faccio vedere perché io non me la invento, eccola qui, ma è una frase molto bella. I potenti si rivoltano contro la vittoria di Trump, dal magnate Soros che paga i giovani per protestare. No, per fare cagnara. Sì, poi allora alla nostra televisione fanno vedere quattro coglioni, no? Con un manifesto, non è il nostro presidente. Come fai a dire che non è il tuo presidente? Testa di cazzo. Ha vinto la grande. Il 90. Non è come quando ha vinto Clinton, sì, che ha vinto per 74 voti, sì, in Florida. Esatto. No, quello è stato Bush. Bush, un voto che gli ha concesso il buon Gore per premio, l'hanno fatto e hanno mandato il premio Nobel. Non si nega mai un premio Nobel a un autorevole affidato amico, esatto, della pace. Oh, ricordiamoci bene che un Gore è una delle più antiche famiglie degli Stati Uniti, quindi è una cosa veramente vergognosa. Gore poteva farcela tranquillamente, sarebbe andato meglio per tutti, ma andiamo avanti. Il giovane per all'euroburocrate Juncker fino a Papa Francesco, questo che voglio farvi vedere è questo. Franceschiello se l'è beccato in saccoccia, capito? Ecco, questo caro Franceschiello è uno sputo in faccia che tu difficilmente ti puoi togliere, e te lo dico perché poi te lo confermo dopo. Fibrillazione, Lega, Parisi, Berlusconi, stiamo uniti, va bene. Ultima. A spese nostre. Ma visto adesso com'è a diciamo sodale con Renzi, Berlusconi.
Ma allora, attenzione. Cioè, ormai è uscito fuori la scoperta. Renzi è una creatura di Berlusconi, ricordiamocelo bene. Sì, ma così è un governo di coalizione. Si è manifestato a favore del sì in maniera spudorata. Allora, eh? Il quando il suo partito vota per la maggior parte del esattamente, si attacca al cazzo. Con queste due o tre operazioni ultime nel giro di un anno e mezzo, ha bruciato completamente la sua leadership, Ma ci dobbiamo ricordare che il governo Renzi è un governo di coalizione conseguente a un accordo a monte tra Forza Italia, cioè Berlusconi, ed altri strani personaggi. Ecco da dove è uscito Renzi, no? Come i funghi escono sotto la merda delle vacche, capito? Questa è la questione. Il giornale: Renzi fa campagna per il sì con l'elicottero di Stato. E questi però lo dobbiamo far vedere così, no? Perché è un cialtrone. Ha speso quasi 4 milioni di euro solo per mandare quella letterina del cavolo ai 3 milioni circa di emigrati italiani, sì, in giro per il mondo. Esattamente, a spese ovviamente nostre, non certe sue. E questo non si può fare manco questo. Certo. Quello è interesse privato in atti d'ufficio. Possiamo due altri articoli interessanti. Grande opere ruspe fuori dall'Italia, dove appunto dice che le nostre grandi imprese stanno lavorando alla grande all'estero, ma se ne guardano bene da lavorare in Italia. È giusto, perché il governo italiano non paga 140 miliardi di debiti non pagati, diciamo fatiscenti ormai da anni. Addio a Maiorca, ricordo che è stato un mio collega è anche iscritto al mio sindacato, quindi, al suo tempo, eccolo qua, voglio ricordarlo anch'io, che è stato un grandissimo campione, sono contento che l'abbiano ricordato degnamente un po' tutti quanti. Adesso, in conclusione, cari amici, vi leggo un articolo, ovviamente una parte molto ristretta di un articolo scritto da un prete preparato. È molto stato pure buono. Senatore, eh? Certo. L'hanno... Per un mandato solo. Sì, sì, sì. Allora, qui vi voglio leggere una cosa veramente importante. Perché qui si denuncia in maniera molto chiara, questa è una rivista, è un numero del niente poco di meno del luglio-dicembre 1985. L'autore, che mi ha onorato della sua amicizia e che a tutt'oggi è ancora bello, vivo e vegeto, è stato... Un prete che tra l'altro è stato l'erede di quel sacerdote che faceva quel programma televisivo la sera, mi pare che si chiamasse Ascolta si fa sera, eccetera. Quando lui è andato in pensione, è morto, questo è stato sostituito da Don Ennio Innocenti, che a tutt'oggi è ai vertici della cultura cattolica italiana. E allora vi voglio leggere una cosetta molto simpatica. È un articolo, come dicevo, intitolato La sottomissione della DC alla concezione liberal-democratica dello Stato. Lunedì 9 dicembre 1985, il segretario del partito denominato Democrazia Cristiana ha visto ben pubblicate sulla prima pagina de Il Giornale di Milano le seguenti dichiarazioni. Quando parliamo di alternativa non pensiamo allo scontro fra due soli partiti, ma fra due concezioni dello Stato, quella marxista e quella liberal-democratica, all'interno della quale si collano i cattolici. Questa è una dichiarazione di De Mita. Di queste dichiarazioni era autore proprio lui, Ciriaco De Mita. Il giornalista rilevava giustamente che l'affermazione farà sussultare molti democristiani e tutti i laici. Infatti, molti ritenevano ancora che cristiano non fosse uguale a liberale e che democrazia cristiana non fosse la stessa cosa che democrazia liberale. Attenzione, attenzione a quello che sto per leggere.
Molti inoltre pensavano che i cattolici, essendo nati molti secoli prima del presente, fossero stati autori di molti stati non liberali. Stati muniti di costituzioni che non avevano niente a che fare col liberalismo, stati che si sono perfino definiti cattolici. È difficile capire cosa abbia indotto De Mita a parlare in nome e per conto dei cattolici. E questo è uno dei punti cardine del ruolo e della funzione della Democrazia Cristiana, seguita poi dalla Chiesa stessa, questo è il bello. È difficile capire da chi ne abbia avuto investitura, è difficile capire come il capo di un partito politico non confessionale possa diventare all'improvviso il portavoce della confessione cattolica e delle coscienze dei cattolici. Secondo De Mita, i cattolici non hanno una concezione propria dello Stato, la loro concezione dello Stato sarebbe mutuata dal liberalismo. Guardate bene, E chi lo dice? Che dove c'è la congiunzione? Dove sarebbe? Se, appunto, l'innocente denuncia la falsificazione sostanziale del liberismo della Democrazia Cristiana fatta da Ciriaco De Mita. Sapevamo che De Mita si è costantemente affaticato per disimpegnare il partito denominato Democrazia Cristiana dalla dottrina sociale della Chiesa. E quindi sapevamo che un esponente quindi non più sociale ma liberale. Esattamente. Sapevamo che un esponente del partito, dirigente di un gruppo parlamentare democristiano, aveva pubblicamente dichiarato di ritenere irrinunciabile non già la dottrina sociale della Chiesa, bensì l'eredità liberale. Certo. Sapevamo che un esponente democristiano di nome Francesco Cossiga si era personalmente definito cattolico liberale, ma ritenevamo... Però non sarebbe stato un atlantista. È naturale, atlantista e poi cossighiano, diciamolo pure. Certo. Ma ritenevamo che, sia pure indebitamente, il partito democristiano volesse continuare ad esibirsi come cristiano. Adesso è evidente che è soltanto liberale. Certo. Oh ragazzi, questo è stato scritto nel 1985 da un prete che la sa molto lunga. È opportuno ricordare almeno tre verità, e queste sono ancora più importanti, che incastrano Franceschiello nella maniera più definitiva. Il magistero papale ha sempre fatto obbligo ai cattolici di combattere il liberalismo. Assolutamente sì, per le ragioni che ho detto io prima all'inizio nell'altra intervista, e cioè che la società è valida, esiste, lo Stato esiste solo se è sociale, non se è liberale. Esattamente. E allora è bello quello che, i riferimenti che fa dentro Doreni Innocenti. Il concetto cattolico dello Stato è diametralmente opposto a quello liberale. Ecco qua. Non l'avevo letto io. L'attuale capo visibile della Chiesa è assolutamente contrario al liberismo. Siamo nel 1985, non è certo Franceschiello. Appunto primo, il magistero papale contro il liberalismo, e questo è l'elemento fondamentale che inchioda Franceschiello e i suoi compari. Teorie e movimenti liberali si affermano già nel 1600, ma in area geografica dove il cattolicesimo era proscritto. Tuttavia, nel mondo anglosassone e in parte nel mondo protestante luterano dell'Europa del Nord. Tuttavia, nel Settecento, l'inquinamento liberale si infiltra anche nell'area geografica dei popoli cattolici attraverso quattro vie: l'economia, la legislazione ecclesiastica, la cultura illuministica e soprattutto la massoneria. Guarda, questo concetto
del fatto dell'infiltrazione della massoneria. Io l'ho conosciuto, l'hai conosciuto anche tu. Sei venuto con me una volta, mi pare, quando siamo andati a sentire. E soprattutto la massoneria. Quindi già dal Settecento l'infiltrazione massonica nella Chiesa, lo dico a questi coglioni che ci rompono i coglioni a noi, capito? Andassero a sfrugugliare quello che succedeva nella Chiesa dal Settecento. E lo dice Don Ennio Innocenti, personaggio molto noto, molto noto. I papi reagiscono con un magistero che appare tempestivo. Prendiamo qui in considerazione soltanto le encicliche contro il liberalismo, perché questo tipo di documento... Il Leone XIII. No, prima. Liberalismo, perché questo tipo di documento ha una speciale incidenza sia a causa della sua lunghissima diffusione, sia a causa della sua elaborata maturazione. I documenti pontifici di altra specie che trattano di altra specie che trattano di tema uguale e analogo sono più brevi e di interesse limitato o di natura precettivo giuridica o di tutto più esorbitano e o comunque meno impegnativo sul piano magisteriale. La prima enciclica sociale 1745 è la Vix Pervenit, è dedicata a quel cancro dell'economia che è il pervertimento monetario, è del 1745. Il XIV, cioè Gregorio XIV. Il tasso di interesse produce un guadagno disonesto. È durato un anno solo. Guadagno disonesto. L'hanno fatto fuori in un mediante anno. Il falso accreditamento della moneta come fattore per se stesso produttivo, quasi che essa sia in sé per sé produttiva di lucro. Per questo l'hanno fatto fuori subito. Il capitalismo finanziario moderno sarà incardinato su questa concezione. La protesta contro la legge statale che asservisce la Chiesa è contenuta nella enciclica Quam Graviter del 1766. L'invadenza giurisdizionale sarà sempre una caratteristica fondamentale dello Stato laico e naturalista, anche se talvolta sarà capace di mascherare le sue mire con moderati strumentalismi. La condanna della nuova cultura illuministica che prepara la rivoluzione liberale in Europa è proclamata nelle encicliche Cristiane Rei Publice 1766 e Inscrutabili Tutte Divine. Orientate verso la eliminazione dei gesuiti, oltretutto, certamente. 1769. Pio VI prende posizione contro la rivoluzione liberale in Francia nell'enciclica Caritas Quae 1791. Chi era quello? Pio VI, quello che ha avuto dei guaiacci anche per questa posizione, certo. Smascherandone l'intento di sovvertire la Chiesa. Pio VII prende posizione contro le società segrete rivoluzionarie con l'enciclica Ecclesia Jesu Christi 1821. E con questo chiudo, non è che voglio dire che io... Parole di esperti sul papato. Allora, io con questo non voglio dire che sono diventato clericale, non lo sarò mai. Mai. E anche a maggior ragione adesso... Però i valori portati avanti da quel genere... Ma quei papi là... Papi lì sono i nostri valori. Ci dimostrano che cosa? Che Franceschiello è il più grande... Infame. È il più grande sovvertitore che sta avvenendo oggi all'interno di quello che fino a poco tempo fa poteva essere un monolite contro detto il potere degli usurai. Lui sta facendo la disgregazione della Chiesa. Esattamente. E perché? Perché si sono resi conto che la Chiesa ormai è diventata insostenibile. Ma potevano ribaltare la situazione prendendo la posizione netta contro i finanziari, no? Non l'hanno fatto hanno visto che probabilmente vogliono fare una nuova religione ulteriore, diciamo più innovativa probabilmente, dove appunto ricordiamo, eccolo qua, lo facciamo vedere di nuovo,
se la sono presa in saccoccia, compreso Papa Francesco, della sconfitta della grande serva dell'usura, Hillary Clinton, eccola qua, eccolo, va bene? Ecco, te la pigli in saccoccia, perché c'è la ribellione dei popoli, e la ribellione dei popoli è anche contro questi servi dei finanzieri. La Hillary Clintoridea. Clintoridea, esattamente. Dopodiché, cari amici, ci siamo detti quello che dovevamo dire, lunga la strada, corta la via, voi dite la vostra che io ho detto la sempre mia. So long. Sempre.